Ah, è partito. Ma è proprio storta sta roba. Chissà come mai. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Ciao ragazzi. Oggi ospite speciale zio Hyde, perché andremo a risolvere, proveremo a risolvere tutti e due contemporaneamente, roba mai fatta, un rompicapo. E questo rompicapo si chiama 4D Puzzle 4D, insomma il cubo in 4D. Infatti, se come potete vedere, sembra un cubo. Cioè, guardate che figata. Figo. È proprio figo, vero? Sì, molto. Quindi lo andiamo a spacchettare assieme. Ce lo Dai, spacchettiamo al momento. Dai, sono proprio curioso. Apri. Candierino. Big story. Sì. Wow. Wow, aspetta che non vado subito. È proprio bello. Ma... L'abbiamo scombinato, raga. Ma è proprio bello. Sbard, ci riprendi i pezzettini che sono caduti, per favore? No, non riuscivo. Non mi ricordo neanche più come era messo. Non ce, raga, la, non ce la faremo mai più. Raga, abbiamo... Cioè, ho scombinato per sbaglio il cubo. Vabbè. Praticamente sono 9 pezzi, da quello che ho capito. Adesso vi leggo le specifiche. È livello 8, quindi bello difficile. Adesso che l'abbiamo scombinato senza vedere, è ancora più difficile. Ed è stato fatto da Winshare Puzzle and Games, ok? Quindi proviamo a... Risolverlo. A rifarlo. Come facciamo? Lo facciamo in gruppo? Lo facciamo in gruppo, ma dai. Ci sta, figo. Come siamo, zio Id? Allora, stavo un po' guardando, eh. Perché? Credo ci sono 3 di questi. Ma uno mi ricordo che era qua, davanti. Ok. Ok. Io mi ricordo che il blu era sopra, credo. Sei sicuro? No. mi sembrava il rosso sopra. Allora, facciamo così. Io mi sono già dimenticato tutto. Allora, secondo me era tipo... Ma questo in mezzo ce n'è uno. Allora, secondo me dietro ce ne va uno, però vediamo, magari no. Aspetta. Ok. Salute, salute. Allergico ai cubi scombinati. Qua ce ne sono 3. Dimmi la tua teoria. La mia teoria è che uno sicuramente va davanti, qua siamo d'accordo tutti. Preciso. Okay? E questi qua sono tutti uguali. Mm. Quindi. Però è proprio figo comunque. Eh sì, è figo. Allora, il punto è, se dobbiamo metterlo con i colori come all'inizio, basta che facciamo stare dentro solo, le cose. Secondo me c'è solo una soluzione. Però in realtà guarda, perché stavo guardando che, guarda, tutti questi pezzi. Sono più su, zio. Tutti questi pezzi sono in realtà uguali, vedi? No, no, non sono diversi, sono tutti uguali, guarda. Quindi se noi scambiamo i colori, capito? Cioè, comunque completiamo il cubo, ma con i colori diversi da prima. Cioè, perché sennò dovremmo sapere com'erano i colori prima. Cioè, secondo me basta che li facciamo stare dentro. Giusto, dai, proviamo allora. Faccio io un minuto. Vai, fai tu un minuto e poi tocca a me. Vado. Io sono convinto che questo sia qua. Guarda, guarda che bello, io li lancio e vediamo dove vanno. Come stanno? Sembra l'approccio migliore. Ma è una sfida o una collaborazione? Ma non lo so, è un quello che capita. È una sfida. Vediamo. Vediamo chi di due riesce, dai. Non posso farti sbagliare. Sì. Sì, sì. Cacchio ridi, pirla. Eccolo lì. Eccolo. Vedi, questo va in salita, quindi sì, va messo così. No, così. Cioè, vabbè, vai, vai, vai. Scusa, cioè, se tu dici... Questo... Però questo non può uscire di più. No. Non può uscire di più, vero? Dire proprio di no. Ah no, è sbagliato. È sbagliato. Quindi... Magari questo non fa qua dietro, boh. Beh sì, questo può essere. O no? Sì. Più o meno. Cosa dite voi? Sì, sì. Sì, non è sbagliato. Qua c'è un problemino. Così, così. No, aspetta, era orientato bene. Così. Però, cioè. Aspetta. No. 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 Ruotalo. Cioè. Tu cosa dici? Cioè, così. Aspetta. Così, no. Giusto. Poi non lo so, cioè nel senso, così si incastra. Secondo sicuro. Me qua ce ne va questo. Esatto. Poi, sì, aspetta, uno lo metti così. Raga, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Sì, che easy. Tac. Poi questo lo piazzi così e questo qua. Fatta. Pulito. Raga, l'abbiamo risolto. Scusa, era facilissimo. Era stra easy, ce l'abbiamo fatta forse... in 1 minuto e 56. Però magari, però i colori non sono come prima, quindi forse vogliono anche che i colori siano come prima. Scusami una cosa, boh, ma allora... Cioè, non c'è niente di diverso. Lui dice di disassemble e reassemble.
Così sicuramente è giusto. Però i colori come erano prima, chi se li ricorda? È che non mi ricordo come erano messi. Secondo me erano tipo... Guarda, qua c'abbiamo la foto. Ah, ecco. Possiamo seguire i colori della perché foto. Perché vedi, alla fine è uguale. Cioè, vedi, è messo uguale, ma speculare. È preciso. Vedi? Questa parte qui... Dai, facciamo i bravi e facciamolo come è fatto. Facciamo lì, con dai. I colori giusti, dai. Quindi tolgo, vado. Vai, distruggi. Comunque strai, cioè easy. Mi sembra super easy. Allora, esatto. Vediamo come sono i colori. Qua va il nero, quindi questo va così. Ok, sai qual è la così, cosa così, difficile? Così, aspetta, no, così. Tac. No, zio. Ah, come hai messo? Di là. Ah, non lo vedevo, aspetta. Allora, iniziamo, non iniziamo da quelli, iniziamo da quelli in basso, tipo. Ok, cioè, tipo sotto rosso. Sotto blu, qua. Aspetta, tipo qua c'è un rosso che va sicuro. Vertical. In verticale. Questo. Oddio, così. La cosa che ti intrippa? Sì, intrippa che... È in trippa che non sai come girarlo. Eccolo lì. Ecco. Poi dopo il nero andrebbe così. Bravo, Aidino. Poi rosso dritto, rosso dritto. Aspetta, aspetta, però mettiamo prima il nero, vero? Così tipo. Bravo. Ora un blu qui. Un rosso dritto. Aspetta, no, aspetta, aspetta. Questo, prima ci vuole questo qua dentro. Vedi? No, no, non chiamo. Questo come va? Così. Sì, quello così. Mi è scappato. No. No. Devi. Così, così. Così. Esatto. No, zio. E no. Ah, no, no, zio. Hai ragione. Eccolo. Vado. Vada, concluda. Volevo posarla. Concluda. Raga, ce l'abbiamo fatta come easy. Nella foto. Easissimo. Ma è facilissimo. Sì, io pensavo che fosse chissà che difficile. Anch'io. Ce l'abbiamo fatta. Insomma, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Pulito. Pulito. Però secondo me non era così. Quando l'abbiamo preso non era così. Come non era così? Secondo me no. Vabbè, secondo me è a caso, cioè lo mettono e poi sì, dopo lo fotografano. Bene ragazzi, è stato più facile del previsto risolverlo. È stata dura, ma... No. E in due menti... Due menti brillanti come incredibilmente come brillanti, raga, di cosa stiamo parlando? No, a parte gli scherzi, è stato figo. No, sì, cioè è carino, è... È stata una cagata. Cioè, dobbiamo dirlo perché veramente è stata veramente una cagata. Non possiamo mentire, è stata una cagata. È stato veramente facile, quindi speriamo che nonostante questa facilità di questo effetto vi sia di effetto. Di effetto. Sai che stai sbagliando di... Spero che questo video comunque non lo abbiate visto, insomma, o non compriate questo oggetto, perché no, veramente non compratelo. Non prendetelo. Io l'ho preso soltanto per fare questo video. Cioè, è anche carino esteticamente, però... Sì, cioè, guarda che non è brutto, davvero. No, non è brutto, cioè, diamogli qualcosa, poverino. È affascinante. Sì, è affascinante. Sì, a quel che di... Tipo quando un attore diventa vecchio, no? Che non è più bello, è affascinante. Esatto. Porco ladro, proprio un bel gioco. Scrivete... Ciao raga, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Swoosh.